Il Piemonte approva la legge contro la violenza di genere. Nuovo piano regionale amianto 2016-2020. Bilancio, al via l'esame in commissione. Nella seduta del 16 febbraio l'Assemblea regionale ha ricordato Corrado Calzolaro, consigliere nella prima e seconda legislatura e assessore all'ambiente nella terza, recentemente scomparso. Il Consiglio ha poi approvato la legge contro la violenza di genere e la deliberazione che a far data dal 1 marzo 2016 attribuisce il comune di Giflenga, fino ad oggi inserito nell'ambito territoriale dell'azienda sanitaria locale di Vercelli, alla SL di Biella. In copertina! Il Piemonte ha la sua legge contro la violenza di genere. Il provvedimento, approvato a maggioranza 16 febbraio, amplia il quadro delle disposizioni per l'inserimento o il reinserimento sociolavorativo delle vittime, la sperimentazione di interventi per gli autori della violenza, la formazione degli operatori dei servizi, le azioni di sensibilizzazione e prevenzione nella famiglia e nelle scuole. Contrari Forza Italia e Fratelli d'Italia. Le commissioni Sanità e Ambiente del Consiglio, riunite in seduta congiunta, hanno approvato all'unanimità il nuovo piano regionale amianto per gli anni 2016-2020. Il documento stabilisce le aree di intervento riguardanti amianto di origine antropica e naturale, contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. Due i siti di interesse nazionale individuati, a Casale Monferrato e Balangero. 25 milioni di euro le risorse stimate per la sua realizzazione. Il vicepresidente della Giunta regionale, Aldo Reschigna, ha illustrato in prima commissione il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, caratterizzato per la prima volta dal cosiddetto bilancio armonizzato, come previsto dalle leggi nazionali. 10 miliardi il livello complessivo di indebitamento al 31 dicembre 2015, che verranno portati a fine legislatura, nel 2019, a 8 miliardi e 800 milioni.